Un motore elettrico dentro una vecchia automobile. Lo permette una recente legge. Siamo il primo paese in Europa ad abbinare vecchie scocche e nuovi motori. E parliamo ancora di ambiente perché esattamente un anno fa è stata pubblicata nel gennaio 2016 la legge per la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti, che fa dell'Italia il primo paese europeo a poter sostituire i motori a benzina o a gasolio di vecchi veicoli con motori elettrici. Pronti i kit di trasformazione, si cerca di individuare su tutto il territorio italiano officine che li installino e intanto un tour con due auto riqualificate sta viaggiando in tutte le regioni per mostrarne i vantaggi. Claudia Pregno. Nel 1800 si parlava di motore elettrico. Jules Verne, nei suoi romanzi, profetizzava motori alimentati da batterie, silenziosi e inodore. Il mercato a un secolo di distanza fa fatica a partire per i prezzi troppo alti, ma c'è un settore molto appetibile, quello della riqualificazione dell'auto. Niente più rottamazione, quindi nessun rifiuto. Sulla vecchia carrozzeria il motore tradizionale viene sostituito con uno elettrico, un cablaggio e le batterie. Sono lidio ferrofosfato, quindi sono delle batterie che non hanno effetto memoria, vengono garantiti dal produttore per oltre 3.000 cicli e all'interno dei pacchi batterie c'è anche una sezione realizzata con dei supercapacitori che hanno lo scopo di sfruttare la frenata rigenerativa del veicolo. Le city car si possono ricaricare con i sistemi di uso domestico. Con una normalissima 3 kW a casa, in questo caso ci impiega poco più di 5 ore per la ricarica, oppure utilizzare le colonnine di ultima generazione con la fast recharge e ricaricarsi in meno di 2 ore. Noti benefici, risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti e la riqualificazione ha anche altre prerogative. Il prezzo per il kit motore è sotto i 10.000 euro, compresi 4.000 euro di batterie. Se le si vuole comprare diversamente le si può affittare a 90 euro al mese. L'auto è anche dotata di un innovativo dispositivo di sicurezza satellitare. I veicoli retrofittati hanno gli stessi vantaggi dei veicoli elettrici nuovi, quindi possono pagare fino al 50% dell'assicurazione in meno per ogni anno. Il bollo non si paga per i primi 5 anni, dal sesto in poi si paga soltanto il 25% dell'importo originario. Per quanto riguarda il consumo di carburante, queste macchine fanno 100 km con poco meno di 2 euro e la manutenzione rimane soltanto nella parte residuale, quindi i pneumatici, i freni e la carrozzeria. C'è di più, c'è ancora un riciclo, le batterie una volta esauste possono ancora essere utili. Possono essere utilizzate per usi stazionari, ad esempio come sistemi di accumulo dei pannelli fotovoltaici domestici. La rete di impresa che promuove l'iniziativa sta facendo il giro d'Italia, 2.400 km emissioni zero per far conoscere le possibilità di trasformare la vecchia auto in auto ecologica, norma appena emanata in Italia, e anche per trovare lungo lo stivale autoriparatori multiservizi. Per iniziare a fare le prime trasformazioni in sicurezza.